Ciao ragazzi, oggi è una giornata speciale perché siamo riusciti finalmente a mettere le mani sulle fantastiche granate della Tactical Game Innovation. Se ne è parlato tantissimo, c'è stato un gran vociare dietro a questa cosa. Indubbiamente hanno attirato anche la nostra attenzione. Allora, abbiamo fatto tutte le prove in totale sicurezza, per cui abbiamo potuto anche constatare che si comportano in maniera assolutamente innocua, se usate chiaramente nella maniera corretta. Diversamente, come tutte le cose, si sa che potrebbero creare dei problemi. Detto questo, non faccio perdere a voi e a me altro tempo e andiamo a vedere immediatamente le immagini. Abbiamo in mano qualcosa di molto simpatico, speriamo che in qualche maniera non ci faccia troppo male, perché adesso cosa andiamo a fare? Allora, andremo a presentare queste granate, che sono granate per l'airsoft, e funzionano come delle vere granate. R2B2, e come funzionano queste granate? Ma guarda, funzionano come delle granate normalissime, hanno la spoletta, si tira la spoletta, si tiene la leva e dopodiché succede quello che succede. Proviamo. Sei sicuro? Sì. Spoletta. Di volo. Colpito. Grandioso, veramente un effetto stupefacente. Io mi sono cagato in mano in una maniera spaventosa. C'è Diorga che sta tremando. Se non ci viene a arrestare la polizia questa volta, andiamo a casa tranquilli. È stato molto interessante. R2B2, un paio di pallini mi sono arrivati anche nel sedere. Tactical Game Innovation, che è una marca che si occupa di gingilli alquanto interessanti, e in particolare oggi parliamo delle granate. Granate che abbiamo in tre versioni: la versione fumogena, la versione esplosiva con pallini e la versione esplosiva e basta. Allora, tre versioni, tre suppostoni da tirare in game, e adesso andiamo ovviamente anche a provarli. Certo. Allora, nella scatola viene fornito questo accessorio che adesso vi farò vedere come funziona. Questo è un cilindro dove la granata viene inserita al suo interno. Adesso, dopo vi farò vedere, non la spingo in fondo perché poi sennò la dovrei utilizzare in questo momento. Comunque questa va qua dentro, spinta fino in fondo. Questo è un cilindro a gas, va caricato il gas qua dentro, poi viene inserita all'interno del lanciagranate, in questo modo, ed è pronto all'utilizzo. Questi cilindri, tra virgolette, di lanciagranate sono, come vedete, filettati. Questo permette ovviamente al proiettile di raggiungere delle distanze notevoli, dai 40 ai 50 metri senza nessun problema, anche un centinaio di metri, per cui l'oggetto è veramente leggero, morbido. Appunto, queste sono fatte in polistirolo davanti, e dentro chiaramente hanno poi le varie cariche, le varie robe. Ok, andiamo a vedere come funzionano. Allora, come detto prima, vi faccio vedere il cilindro con all'interno la granata spinta al fondo. Adesso è carica, infatti io lo andrò a inserire nel Pirate Gun e vi faremo vedere la botta che tira. Avete visto? Non male, per essere una granatina così esplosiva a distanza. Prima si innesca, rimbalza contro il muro e poi, dopo un po', bam!
granata fumogena, detta granata barbecue. Spettacolare, cioè queste granate sono una figata pazzesca. Come potete vedere ci sono le foglie secche ma non prendono fuoco, e questa è la figata, il motivo per la quale sono utilizzabili. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, si tratta di un prodotto innovativo, nello stesso tempo anche abbastanza delicato. I materiali, come avete visto, sono materiali che non procurano nessun danno, ma è sconsigliatissimo tirarselo addosso, primo. Secondo, non fatelo in presenza di animali, cani o altre bestie che assolutamente ne patiscono le conseguenze, anche a livello grave, sarebbe proprio un comportamento irresponsabile. E dall'altra parte, insomma, come tutte le cose, bisogna avere un minimo di coscienza. Detto questo ragazzi, vi ringrazio, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, così vi posso tenere aggiornati su tutte le novità. Seguitemi sulla mia pagina Facebook Papa Oscar Terra 3. Vi ringrazio ancora e alla prossima recensione. Da Pio 3 è tutto, ciao.